Sindaco Miglio, una giornata importantissima per la città di San Severo. Viene riaperto il Teatro Giuseppe Verdi, ricordiamo avamposto nord della cultura in Puglia, mi piace pensare. È una stagione travagliata quella dell'anno scorso, finalmente è dotata di tutti i crismi richiesti per la sicurezza e nessuno si potrà più permettere, no, di farci cattiva pubblicità o di tenerlo chiuso un'altra volta. Una stagione di prosa imponente, ricordiamo stasera lo Chenier, Giancarlo Giannini, Giuliana Desio, insomma si parte col botto. Sì, ed era il caso che si facesse, 80 anni, compleanno di un nonno, lo si festeggia degnamente con dei festeggiamenti un po' più particolari rispetto al solito, e noi quest'anno abbiamo inteso fare questo, fare una stagione di prosa di altissimo profilo, alcuni nomi, Lina Sastri, Brignano e altri tantissimi ancora che verranno qui al Teatro Verdi, Lello Arena, artisti di altissimo profilo, spettacoli degni di festeggiare il compimento dell'80° compleanno del nostro teatro. Per noi è un orgoglio e la fierezza è di aver fatto in tempo record dei lavori che ci consentiranno di avere una certificazione definitiva e quindi di eliminare tutte le problematiche che nel tempo hanno caratterizzato la vita di questo teatro. Il nonno adesso è in buona salute, è qui adesso con i ragazzi della scuola, quindi con i pronipoti, con i nipoti, con i fratelli, cioè c'è un festeggiamento degno di questa ricorrenza che è veramente importante per la nostra città, e la città, devo dire, ci sta dando un feedback, un riscontro molto positivo, e di questo siamo molto contenti. Nota di colore: quando è stato riaperto il botteghino per acquistare gli abbonamenti quest'anno, il botteghino apriva alle 9, c'era fila dalle 7 del mattino. Sì, quest'anno abbiamo ritenuto di eliminare ogni prelazione per i vecchi abbonati, perché a una festa così imponente, così importante, devono poter partecipare tutti senza nessun canale preferenziale. È stata una scelta che, devo dire, anche se con qualche vena polemica da parte di qualcuno, però è stata gradita e apprezzata dalla gran parte della cittadinanza. Certo, ci aspettavamo che ci fosse una affluenza così cospicua e così numerosa ai botteghini, però la contentezza è che tutto si è gestito in maniera ordinata, senza nessun tipo di sguido. La gente educatamente si è recata al botteghino, si è munita, diciamo, di abbonamento o biglietto. Anche questo, diciamo, è un fatto positivo che va rimarcato, proprio un senso di civiltà dei nostri cittadini che in questa situazione è venuta fuori e di cui bisogna dar merito. L'ultimo mese dell'anno, dicembre, con la riapertura del teatro, ma anche un nuovo appuntamento con Telenorba per un concerto un'altra volta imponente come quello di quest'estate con i Sud Zone System. Insomma, finisce bene l'anno, dovrebbe ricominciare meglio. Sì, diciamo che abbiamo ritenuto quest'anno di avviare i festeggiamenti natalizi dei nostri concittadini con un evento un po' particolare. Stiamo addobbando la città con delle luminarie, stiamo cercando, cioè, di creare un contesto di festa e di gioiosità, soprattutto a beneficio dei bambini, che è la festa, diciamo, che poi uno ricorda nel corso degli anni, i Natali di quando era bambino. I Sud Sound System sono un grande evento che faremo il 22 dicembre, è un evento interamente finanziato da Regione Puglia per il tramite del Consorzio del Teatro Pubblico Pugliese, a consacrare e a rendere più solida una collaborazione che questa amministrazione sta avendo sia con Regione Puglia, che ci ha consentito di fare belle iniziative finanziando alcuni bei progetti in ambito culturale soprattutto, ma anche col Consorzio del Teatro Pubblico Pugliese, dalla cui collaborazione è venuto fuori questo bel cartellone di stagione di prosa di cui parlavamo prima. Assessore Iacovino, 80 anni per il Teatro Giuseppe Verdi, dopo una stagione travagliata quella dell'anno scorso, la vostra amministrazione è riuscita a risolvere i problemi che erano atavici, ricordiamo, di questo teatro. Finalmente oggi si riapre, stasera Giancarlo Giannini sarà ospite, Gianna Fratta dirigerà lo Chenier, riprendendo la prima della prima serata del Verdi nel 1937, e poi Giuliana Desio. Devo dire che questa inaugurazione degli 80 anni del Teatro Verdi coincide anche con un grandissimo regalo che la nostra amministrazione ha voluto fare alla città, e cioè restituire il Teatro Verdi munito di certificato di agibilità definitivo. Questo è stato un risultato veramente eccezionale. Dopo circa 20 anni con i quali l'amministrazione ha proceduto a tenere aperto questo teatro con un certificato di agibilità provvisoria,
E poi l'anno scorso il prefetto con un invito a chiudere il teatro perché non era più possibile continuare l'attività, in pochissimi mesi siamo riusciti a riaprire e restituire alla città questo gioiello. L'anno scorso sì, in effetti la stagione è stata molto travagliata e nonostante tutto siamo riusciti a continuare a fare gli spettacoli riservandoli soltanto agli abbonati, quindi devo dire che la città soltanto in parte ha potuto subire la chiusura del teatro. Quest'anno ricorrono gli 80 anni e abbiamo cercato di festeggiare al meglio questa ricorrenza. Questa mattina nel Teatro Verdi abbiamo una conferenza dove viene ripercorsa tutta la storia del Teatro di San Severo, che è una storia che non riguarda soltanto il Teatro Verdi, ma è una storia più antica che trova inizio nel 1750, quando San Severo iniziò già ad aprire delle sale della vecchia sede comunale alla città per svolgere attività teatrale. Poi c'è stata la costruzione del Teatro Borbonico e infine quella del Teatro Verdi. La festeggiamo quindi con questa conferenza dove abbiamo illustri ospiti: Emanuele D'Angelo, che ci parla della storia del teatro, Marianna Iafelice ha creato un video dove ripercorre la storia della cultura sanseverese legata al nostro teatro. E poi con la partecipazione straordinaria di Antonio Stornaiolo, che fa moderatore. No, la cosa a cui tenevo a dire particolarmente è che abbiamo invitato una rappresentanza di tutte le scuole di San Severo, perché il nostro intento è avvicinare sempre di più i giovani al teatro. Assessore, ma anche qui vicino al teatro inaugurate questa mostra dove ci saranno delle tavole, le tavole originali riprodotte, diciamo, della progettazione del Teatro Verdi. Anche questa è un'occasione per diffondere ulteriormente cultura relativa alla conoscenza rispetto al teatro. Siamo riusciti ad ottenere dal fondo Bazzani dell'archivio storico di Terni le tavole originali del progetto del teatro di Cesare Bazzani, quindi verranno esposte queste tavole, le altre tavole dei vari progettisti che concorsero per poter procedere alla costruzione, e poi degli esempi, delle locandine, dei vari spettacoli che hanno reso questo teatro grande. Quindi ci saranno le locandine degli spettacoli dell'inaugurazione fino ad arrivare agli anni 80.